Un'altra fumata nera dal Parlamento di Kiev, che nemmeno nella seduta di martedì ha trovato un'intesa sulle riforme per uscire dallo scontro politico che divide il paese. L'opposizione vorrebbe cancellare l'amnistia condizionata per i prigionieri politici e farne approvare una senza condizioni. L'ex pugile Vitali Klitschko, uno dei leader dell'opposizione, è andato dal presidente Yanukovych per chiedere una urgente riforma costituzionale che riduca i poteri presidenziali, ottenendo in cambio un calendario di impegni lungo 18 mesi. Troppo per l'opposizione, che punta a imporre una soluzione in tempi molto più ravvicinati. Infine, fonti della maggioranza di governo hanno definito ipotesi non in agenda quella di uno scioglimento anticipato del Parlamento, ipotesi che nel pomeriggio era circolata invece con insistenza.